mio turno. È il 10 febbraio 1945. Mancano pochi mesi alla fine della guerra. Nel campo di concentramento di Dachau muore un giovane di 35 anni, aggiungendosi alle decine di migliaia di vittime anonime falcidiate dallo sterminio nazista. Nessuno, né i suoi familiari e nemmeno i suoi superiori, sanno che quel giovane, rinchiuso lì da più di 4 mesi, è il vicequestore di Fiume, Giovanni Palatucci. Non si finiva a Dachau per caso, si finiva a Dachau perché si era oppositori. Aveva un carattere affettuoso, di una grossa idealità. Era sempre pronto in ogni momento per aiutare la gente. Si era comportato in maniera straordinaria. Questo illustre, meraviglioso uomo che è Palatucci. Prosegue anche oggi la settimana speciale che abbiamo dedicato alla Shoah in occasione della giornata speciale della memoria istituita dal Parlamento italiano. E oggi questo viaggio nel ricordo ci porta a un personaggio straordinario, un poliziotto italiano del sud, un eroe, un uomo che ha salvato dalle persecuzioni naziste migliaia di ebrei. È Giovanni Palatucci, l'ultimo questore di Fiume, morto a 36 anni nel campo di concentramento di Dachau.